E lei a Venezia, una città dell'amore. L'amore. Com'è, da solo, accompagnato? Sono venuto con mia figlia, che è una bellissima ragazza che ha 17 anni, si chiama Violante, perché, vabbè, insomma, avevamo un problema di famiglia, cioè abbiamo cambiato casa adesso. Allora, uno, siccome ho altri due bambini piccoli, una donna doveva restare a casa. La madre è stata brava, ha detto alla figlia, vai tu a divertirti, vai tu a Venezia, e ha lasciato il ruolo. Molto generosa. Sì, beh, è una cosa insolita, insomma. E nel cinema ha sempre avuto una parte molto, molto serio. Non ha mai pensato a fare il comico? Beh, già questo personaggio in questo film in effetti è una piccola prova, cioè non sono ho un personaggio molto, in qualche modo è un personaggio sulle righe, cioè intanto non è uno, probabilmente un omosessuale, è una bella donna piuttosto che un bell'uomo il mio personaggio. E già lì insomma siamo una cosa un po' diversa, un po' insolita. Ma io in verità nasco come attore che ha lavorato in Italia con dei buoni registi di commedia come Mario Monicelli o Comencini, tanti anni fa. Poi la storia italiana è diventata drammatica e ho dovuto fare l'attore drammatico, ma spero che adesso il dramma finisca, che comincia una bella commedia e cominciare a fare anche commediante, perché no?